Vi starete chiedendo come mai inquadra questo cubo da così lontano? Il cubo in realtà è abbastanza zoomato, si tratta di un mini cubo da 3 cm e mezzo ed è della Uxin. L'ho preso da ZCube, è un portachiavi, infatti qui c'è il buchino all'interno del quale passava un anello per appunto il portachiavi. Io l'ho smontato. E si tratta di uno speed cube di tutto rispetto, assolutamente in linea con tutti gli speed cube che conosciamo, tutto quanto in miniatura. Tra i vari cubi di questa dimensione media, diciamo intorno ai 3 cm, questo è sicuramente il migliore che ho mai provato, perché ci ho fatto proprio delle speed solve, anche se ovviamente i finger trick un pochino sono difficili, però è veramente un bel cubo, stickerless. Bello, 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 sì, diciamo che è simpatico. Vi mostro i pezzi, addirittura lo spigolo è un piccolo torpedo. Sono anche scavati per limitare l'attrito. Che dire, pezzi di tutto rispetto, vedete gli scavi per il taglio inverso. Infatti ha un ottimo taglio in generale per essere così piccolo. Ripeto, ci ho fatto qualche solve per gioco. Assolutamente bello, bello, bello. Costa poco, costa pochi euro, forse 2 euro, qualcosa del genere. E niente, ci tenevo a farvelo vedere. È veramente un simpatico portachiavi, un simpatico cubo da passeggio, perché se non usate il borsello, se insomma potete mettere questo nella tasca del giubbotto, nella tasca del pantalone, se avete un borsello piccolo dove tenete portafoglio e telefono, potete portarvelo dietro, che è una cosa simpatica. E niente, era solo per farvi vedere questo oggetto che probabilmente pochi comprano. Guardate qua. Un signor cubo in miniatura. Io possiedo il Type-C piccolino, che è assolutamente valido della Witiden. Poi possiedo, vabbè, il Rubik's originale, che non è neanche malvagissimo, diciamo così. È un cubo carino, però sono tutte e due da 3 cm, questo 3,5, quindi un pochino più grande. E mi pare che così piccoli non ne possieda altri, forse qualcuno proprio cineseria doc che gira malissimo, eccetera. Questo è sicuramente il migliore, forse l'unico che se la gioca è uno della Shengshou che si chiamava, mi pare, Mini Ling Long, non ricordo, l'ho anche recensito sul canale, trovate il video sicuramente almeno 2 anni fa, però mi pare sia da 4 centimetri o qualcosa del genere, quindi più grande di questo. Come cubo in miniatura, questo è sicuramente al momento il migliore. Uno Uxin, che al momento è la marca che sto preferendo in generale. E che dire, non ho altro da dire su questo cubo, che appunto è un oggettino così da collezione, un portachiavi, da passeggio, da quello che vi pare, non certo da speed cubing, però è a tutti gli effetti uno speed cubo. Ho in progetto un video in cui vi mostro tutti i miei main per tutte le categorie, ma penso che uscirà fra qualche settimana, perché prima ci sono un po' di video che hanno la precedenza. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao!